Sono Monica Forchetta, ho 39 anni e dal 2013 ho scoperto di avere un melanoma metastatico al quarto stadio. Potete immaginare a 29 anni cosa significhi ricevere una diagnosi simile, molto severa. Non vi nascondo che in quel periodo mi sono sentita molto sola perché il melanoma era ritenuto una malattia rara. Ad oggi fortunatamente se ne parla molto di più. Per questo è nata la voglia e la volontà di creare qualcosa che possa... che potesse aiutare le altre persone a non sentirsi più soli ed essere indirizzati al miglior modo possibile per proseguire quello che è il percorso di un paziente oncologico. Nel 2013, quando ho scoperto appunto la diagnosi, ho avuto nella sfortuna, la fortuna di ammalarmi al momento giusto e nel posto giusto, perché dove vivo io e l'ospedale, l'istituto dove tuttora sono seguita, si era aperta una sperimentazione. Non vi nascondo che ho avuto tantissima paura, il solo sentire la parola sperimentazione mi è subito venuto in mente cavia, tutti quegli esperimenti che non si sa dove portano. Mi sono subito resa conto che far parte di quello studio era veramente una grandissima opportunità che mi era stata data. Quindi, nonostante le difficoltà iniziali, perché gli effetti collaterali ovviamente ci sono, però sapere di avere delle persone a fianco che ti stimolano e soprattutto credono in te e credono in quei farmaci è qualcosa che ti dà una carica pazzesca. Con il passare del tempo quegli effetti collaterali sono un po' svaniti, però avevo cominciato anche a riconoscerli, a gestirli da sola, perché l'aderenza terapeutica sappiamo che è fondamentale. Il conoscere quelli che sono gli effetti collaterali fa sì che ti aiuti a gestire meglio e a portare avanti il piano terapeutico, senza ansia e senza dubbi. Ad oggi, ovviamente, questa terapia è diventata quindi non più sperimentale, ma ha uso a disposizione di tutti i pazienti che presentano la mutazione come la presento io. Non è stato semplice accettare e affrontare questo percorso. Mi spaventava molto, soprattutto perché, essendo sperimentale, non si conoscevano quelli che potessero essere i risultati. Però dall'altra parte ero travolta da una forza interiore che mi spingeva sempre a credere in quello che stavo facendo. E la condivisione con le altre persone, con i medici stessi, ma anche e soprattutto con le persone che come me stavano affrontando quel percorso tra paure e angosce. Il mio percorso oncologico, da paziente oncologico, ad oggi ancora prosegue e prosegue con il sorriso. Sono 10 anni che continuo la mia terapia, la mia salvavita, e devo dire che ancora una volta mi rendo conto di quanto sono stata fortunata. Ho deciso di intraprendere il percorso PATI un po' per curiosità, devo dire la verità. Qualcuno dei miei contatti aveva condiviso, diciamo, quell'anno accademico e mi ha molto incuriosito. Sempre per dire la verità, l'ho un po' preso sotto gamba all'inizio, un po' con un po' di presunzione, perché pensavo di saperne già abbastanza. Invece devo dire che sono rimasta piacevolmente sorpresa di quante informazioni sono riuscita ad apprendere e soprattutto con quelle informazioni ad aiutare tantissime persone che come me fanno parte di una sperimentazione, hanno fatto parte di una sperimentazione. Quindi grazie Upati per avermi dato la possibilità di integrare ancora di più quelle che erano le mie conoscenze e di far sì di essere diventata ad oggi un paziente esperto.